Benvenuti sul mio canale, sono zia Anna Maria. Oggi preparerò i panini al burro che sono molto soffici e utilizzerò il Bimby. Passiamo a vedere gli ingredienti. Per realizzare i panini al burro ci servirà 300 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, 300 g di latte parzialmente scremato, una bustina di vanillina, 10 g di sale, 90 g di burro morbido, mezzo cubetto di lievito di birra e 100 g di zucchero. Iniziamo col sciogliere il lievito nel Bimby. Allora, mettiamo il latte, i 100 g di zucchero e metà cubetto di lievito di birra. Vi ricordo che ogni ricetta la potete fare sia con l'impastatrice sia a mano. Vado a sciogliere 3 minuti. A 37 gradi, velocità 3. Ora aggiungo i 300 g di farina 00, i 300 g della farina Manitoba, 10 g di sale e la vanillina, che è una bustina. Facciamo andare per 5 minuti modalità spiga, però dopo un minuto aggiungerò poco per volta il burro dal foro del coperchio. Comincio ad aggiungere il burro poco per volta. L'impasto è pronto, lo andiamo a versare nella ciotola e questo deve lievitare fino a raddoppio. Io lo metto nel forno spento con la lucina accesa. Ripeto, lo lasciamo lievitare fino a raddoppio. Come vedete, l'impasto è aumentato di volume, quasi 3 ore di lievitazione. Adesso da questo bisogna fare dei panini di circa 60 grammi. Questo movimento serve a inglobare dell'aria. E vado a posizionarmi su una carta da forno con carta da forno.
e procedo così a finire tutto l'impasto fino a riempire le teglie. Ho preparato tutti i panini all'incirca di 60 grammi e adesso li vado a spennellare con un tuorlo d'uovo e un po' di latte. Io ho preferito fare due teglie per averle distanziate fra di loro, così nella lievitazione non si attaccano. Dopo averle spennellate, bisogna farle rilievitare ancora per un'ora. Aspettiamo ancora un'ora per la lievitazione. Ecco i panini al burro dopo la seconda lievitazione, che io vado ancora una volta a spennellare e poi andrò a infornare a 180 gradi forno statico preriscaldato per 20-25 minuti. I nostri panini al burro sono pronti. Questi sono ideali per colazione con il dolce, burro e marmellata o crema di nocciola, oppure speciali anche con il salato. E adesso io farcirò quello, vedete come sono morbidi, e farcisco con dello speck, dell'insalata valeriana e qualche pomodorino. Con il salato ha un gusto particolare, proprio perché è dolce salato, e secondo me ci sta bene, perché io amo anche questo gusto particolare, questo qui. Ne farcisco un altro con il tonno. Sono sofficissimi, sono molto soffici, e nel tonno ci aggiungo un po' di Philadelphia. Ci metterei volentieri la maionese, però un pomodoro. E il terzo lo farcisco con crema alla nocciola o burro e marmellata. Anche col burro di arachidi sono ottimi. Vedete anche la cottura sotto. Grazie per aver visto questo video, sperando che vi sia piaciuto, e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di mettere dei like. Ciao, alla prossima!